Alleniamoci alla speranza è l'iniziativa che propone la riabilitazione dei detenuti del carcere di Trani in collaborazione con l'Associazione Italiana Allenatori, due progetti per avvicinare al mondo del calcio chi sta scontando la pena detentiva per garantire un reinserimento sociale, un percorso per imparare la pratica calcistica per i detenuti minorenni, un piano di studi per gli adulti per conseguire il patentino d'allenatore. È un'iniziativa che è stata approvata dal Ministero, dai capi dipartimento, sia del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria che quello per i minori. Quindi abbiamo un riconoscimento anche a livello nazionale e rientra proprio nell'ottica della legalità e dell'abbattimento della recidiva. Fondamentale la collaborazione con l'asso allenatori alla presenza del presidente ed ex tecnico di Serie A, Renzo Olivieri. Noi come associazione allenatori facevamo già in altri calci, però senza dare il titolo. L'idea è venuta dalla senatrice Piaruni e quindi abbiamo lavorato insieme, abbiamo costruito questo progetto. Pensiamo che possa essere utile nella formazione, nel dare una mano a chi in questo momento è in difficoltà. Il tutto si svolgerà grazie alle strutture presenti nello stesso istituto tranese, dal campo di calcetto agli spazi aperti per i detenuti. Oggi lo sport in Costituzione è un valore assoluto e lo sport all'interno del carcere ha proprio questa finalità, non soltanto come elemento trattamentale che viene realizzato in questa struttura e quindi dà la possibilità di imparare le regole e quindi di avviare quel processo di responsabilizzazione, ma dà concretamente un'opportunità anche lavorativa perché il conseguimento di questo patentino permetterà anche di svolgere poi successivamente l'attività di allenatore presso qualche società.